Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Vi ringrazio come sempre perché la community sta crescendo davvero tanto e di questo sono orgoglioso e ovviamente contento. Vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché adesso con l'inizio della nuova stagione calcistica di Serie A ci saranno 1000 contenuti. Sto preparando anche qualcosa di diverso, qualche challenge, ma tempo al tempo. Oggi, per esempio, siamo qui per parlare della mia personale top 11 per la prossima stagione di Serie A. Ora, ovviamente, sappiamo che il calciomercato è ancora in fase di definizione, non è ancora chiuso, quindi potrebbero cambiare gli equilibri, potrebbero partire giocatori che io metterò nella mia top 11, ma oggi, al 10 di agosto, io vi dico questa è la mia top 11 per la Serie A. Cioè, cosa intendo per top 11? Diciamo la squadra che io farei prendendo solo giocatori della Serie A, ovviamente i migliori secondo me, quindi per rendere la squadra competitiva e realistica, quindi giocatori nei ruoli giusti, non a caso, per tentare di renderla una squadra equilibrata ma ovviamente forte in base a quelli che sono i valori che appunto ci dà la nostra amata Serie A. Di tutto vi ricordo ragazzi di lasciare un like sulla fiducia e ovviamente anche di lasciare un commento con i vostri pareri, con i giocatori che magari voi avreste messo e io non ho messo, pareri tecnici, insomma qualsiasi cosa, perché ovviamente i giocatori sono solo 11 più la panchina, ho voluto allungare un po' perché farceli stare in 11 è davvero difficile, però ovviamente ci sono tantissime possibilità, qualcuno va escluso per forza e quindi sicuramente c'è chi avrebbe preferito uno piuttosto che l'altro, quindi mi fa piacere anche sentire il vostro parere, ma iniziamo subito dal portiere. Sul portiere ragazzi penso che siamo, penso un po' più o meno tutti d'accordo sul fatto che nella mia top 11 Serie A il portiere deve essere Mike Maignan. Non perché sono milanista, ma perché obiettivamente ha dimostrato, insomma ha fatto una stagione pazzesca l'anno scorso. Ovviamente siamo tutti curiosi di vedere se e come si ripeterà, però insomma è un giocatore che prima di arrivare al Milan aveva vinto anche in Ligue 1, quindi è un vincente, uno che sa vincere. Anche in Ligue 1, se non erro, aveva il record di clean sheet stagionale. L'anno scorso ha subito solo 21 gol in 32 partite che ha giocato, perché ricordate che è stato fuori per qualche partita per i problemi al polso. Ha una personalità incredibile. L'esempio che più lampante, no? Che mi ricordo sempre, quando lui veniva a volte fino a centrocampo per dare indicazioni ai suoi compagni su come posizionarsi per la barriera offensiva del calcio di punizione a favore. Cioè, questo è un esempio stupido se vogliamo, che però dà l'idea di quanta personalità abbia questo ragazzo, perché non è banale davanti a 70.000 spettatori rischiarsela tra virgolette di arrivare fino a metà campo per dare indicazioni e soprattutto farsi ascoltare, perché se non sei credibile ti prendono anche per scemo, quindi grande personalità sulle palle alte nei momenti di difficoltà, soprattutto considerato che il Milan soffre tanto quel tipo di situazione, da per dire da palla inattiva, dove rischiamo sempre tanto sulle palle di testa. Lui comunque nei momenti più difficili, nei minuti finali, esce, fa suo il pallone anche sui cross, per non parlare ovviamente della sua abilità coi piedi. Cioè penso che insomma non sia neanche così banale che un portiere riesca a fare addirittura assist in Serie A. Lui è riuscito a fare anche questo, abbiamo già visto che non è un caso, perché ci ha riprovato tante volte anche adesso nelle amichevoli precampionato. Ha tentato tante volte l'imbeccata per Leao che parte in velocità sul filo del fuorigioco, e quindi è un portiere completo con cui il Milan è riuscito a sostituire alla grande Donnarumma. Quindi nella mia top 11 non ho avuto nessun dubbio, Mike Maignan titolare. Per quanto riguarda la difesa andrei sui centrali. Allora, sui centrali c'è scelta in Serie A, sappiamo che il reparto difensivo è da sempre, no? Il fiore all'occhiello del calcio italiano. Si dice che i difensori imparano tanto quando vengono in Italia, anche se arrivano dalla Premier dove magari c'è molta fisicità, molto ritmo, ma in Italia imparano a posizionarsi soprattutto sulla fase difensiva, quindi sicuramente la scelta è tanta. Però non posso non nominare Skriniar. Secondo me Skriniar deve essere uno dei due titolari della mia top 11. È un giocatore che a me piace tanto e che invidio tanto ai cugini interisti, ed è per questo che anche nella prediction sulla classifica per l'anno prossimo, ragazzi, ho detto che
se dovesse partire Skriniar, non vedo più così sicuro come invece vedrei in questo momento il possibile titolo dell'Inter, che per me rimane comunque la favorita ad oggi, per la rosa che è oggi, per la vittoria del campionato. Ovviamente poi l'abbiamo visto, non sempre vince la squadra favorita, per me lo erano anche l'anno scorso, però il Milan ha ampiamente meritato sul campo questo titolo, senza nulla togliere comunque all'ottima stagione che ha fatto anche l'Inter. Però penso che davvero sia uno di quei giocatori che sposta tanto tanto gli equilibri, perché è un giocatore di una forza fisica travolgente. Io penso che ce ne siano pochi di difensori così in Italia, anzi secondo me oltre Bremer, con quella stessa fisicità, forse un po' Smalling, però comunque stiamo parlando di un giocatore diverso. Skriniar è anche bravissimo nell'anticipo, ed è anche uno pericoloso in fase offensiva. Ha fatto 3 gol l'anno scorso, 3 gol anche l'anno prima, senza contare che nonostante sia uno che gioca molto, come dire, grezzo, molto duro, anche nei contrasti, ha preso solo 3 cartellini gialli e nessun rosso in tutta la stagione, e la stagione precedente addirittura aveva preso solo 1 giallo in tutta la stagione. Quindi un giocatore anche pulito e corretto, non falloso, che non finisce spesso sulla lista dei cattivi, e quindi preziosissimo per l'Inter e quindi anche per la mia top 11, dove vado a inserirlo come primo titolare dei 2 centrali difensivi. Allora, per quanto riguarda il difensore centrale, mentre per Skriniar è stato abbastanza facile, nel senso che lo vedevo come assoluto top, a me piace quella tipologia di difensore, anche grezzo talvolta, forte fisicamente, che ha centimetri, che va a colpire di testa, e quindi non ho avuto dubbi nel mettere lui, difensore un po' alla Chiellini per intenderci. Sul secondo invece qualche dubbio in più ce l'avevo, però ho deciso di inserire Tomori del Milan. E vi spiego anche il perché. Perché mi piace, nella mia idea di calcio, di avere sempre un centrale fisico, e quindi appunto alla Skriniar, ma affiancato ad un centrale invece più veloce, più rapido, magari meno appunto forte fisicamente, ma con altre qualità, come può essere appunto Tomori. Tomori ovviamente è un difensore centrale totalmente diverso, però velocissimo nell'uno contro uno, difficilissimo da saltare, anche discretamente bravo nell'impostazione, quindi ci sta secondo me affiancarlo a Skriniar, che magari appunto, ecco, non è ovviamente la sua qualità migliore quello di far ripartire il gioco da dietro, mentre Tomori sicuramente è uno che può farlo già un po' meglio. Quindi secondo me sarebbe una coppia ben assortita. Per questo motivo mi metto Tomori, che è un giocatore che forse può, cioè sicuramente ha margine ancora di miglioramento perché è molto giovane, ha fatto la sua prima stagione praticamente da titolare intera l'anno scorso e l'ha fatta con ottimi risultati. Dove può migliorare? Forse in fase offensiva, nel senso che ha fatto 0 gol se non erro l'anno scorso in campionato, ne ha fatto 1 l'anno precedente quando arrivò a gennaio, quindi sicuramente può migliorare su quel fattore lì. È ovvio che lui, non essendo uno coi centimetri alla Skriniar per andare a colpire di testa, ha anche meno possibilità ovviamente di andare in gol. Questa comunque è la mia coppia titolare di difensori. Andiamo adesso al terzino destro. Terzino destro secondo me è la prima sorpresa della mia top 11. Non voglio fare una cosa troppo scontata. È ovvio che ci sono dei profili magari più pronti di quello che vi sto per dire, ci sono tante alternative, forse uno dei ruoli su cui forse c'è più margine per avere delle opinioni diverse. Però io vi butto lì il mio nome, che mi piace tanto, ed è Singo del Torino. So che poi tra l'altro gioca spesso e volentieri in realtà come esterno alto di centrocampo, come tante squadre in AFA hanno, quindi col centrocampo a 5. Però penso che possa tranquillamente fare anche il terzino, perché comunque ha la corsa, il passo e la fisicità per farlo tranquillamente. Oltretutto comunque giocando al Torino lo fa, perché fa tutta la fascia, fa tutta la fase difensiva, quindi voglio metterlo lì. È un giocatore secondo me che ha ampi margini di crescita, è uno dei gioiellini che è rimasto al Torino. L'anno scorso ha fatto 3 gol e 4 assist, che non è male per un terzino del Torino, e per me quest'anno può fare ancora meglio. Mi piace per tutte le sue caratteristiche insieme, perché oltre ad unire grande velocità, leve lunghe, passo, ha comunque centimetri e velocità, quindi è un giocatore completo che vedrei davvero bene nella mia difesa 4. Sulla fascia sinistra, francamente vabbè, è abbastanza scontato e banale che vi dica Theo Hernandez.
Secondo me il terzino forse sicuramente più forte della Serie A, ma anche secondo me comunque a livello internazionale uno dei top, è cresciuto tantissimo, quindi è tutto abbastanza scontato quello che vi sto dicendo. Bravissimo nella fase offensiva, devo dire che l'anno scorso l'ho visto migliorato molto anche in quella difensiva, è molto meno facile saltarlo rispetto a prima, è molto più attento e concentrato, ha ancora qualche sbavatura, quindi sicuramente deve migliorare nella concentrazione. Quando è, diciamo, in difesa, sia nella fase difensiva sia nella ripartenza palla al piede, perché a volte lui tende sempre a voler partire, col dribbling, anche in situazioni dove forse non è così semplice. Deve, secondo me, per fare ancora quello step in più, capire anche quando è il caso magari di, passarla e quando invece è il caso di partire palla al piede, perché magari ci sono momenti e situazioni in cui, il fatto di portare palla in quel modo può scoprire la squadra, può portarti a perdere palla bassa e quindi ad avere un contropiede potenzialmente pericoloso. È successo diverse volte l'anno scorso, però voglio dire, è un piccolo neo se proprio vogliamo trovare, la critica, perché poi un terzino che ti fa 5 gol e 6 assist, oltre a tutte le prestazioni, fantastiche che ha fatto, voglio dire. Si descrive da solo. Forse altra piccola cosa su cui può migliorare il temperamento, è un giocatore che comunque ha preso ben 6 gialli e 2 rossi per lui, quindi sicuramente su quel lato lì può migliorare, però vabbè, a prescindere da tutto rimane per me il top difensore che io metto lì come terzino sinistro della mia difesa 4, che così si è andata a completare. Andiamo al centrocampo. Una delle mezze ali del mio 4-3-3 non può, che essere lui, Milinkovic-Savic. Giocatore per me tecnicamente spaventoso, oltretutto non solo tecnicamente, unisce comunque centimetri, fisicità e grande qualità. Tra l'altro, secondo me, con Sarri è arrivato a un livello davvero altissimo perché lo valorizza tanto. Sappiamo che Sarri valorizza tanto i giocatori offensivi, con lui l'ha fatto in maniera esponenziale l'anno scorso quando ha registrato ben 11 gol e 11 assist. Cioè, ragazzi, sono numeri da attaccante. Li fa lui che gioca a centrocampo. Sì, forse ha un po' il fatto di a volte addormentarsi durante la partita, di non essere sempre super dentro la partita, o comunque di peccare un po' di discontinuità in certi momenti. C'è da dire che l'anno scorso questo si è visto molto meno del solito, ed è un giocatore che, andando a vedere i numeri, è anche in continua crescita. Cioè, lui nelle ultime 4 stagioni ha fatto rispettivamente 5, 7, 8, 11 gol, cioè una crescita costante. E questo dato si vede anche sugli assist, dove ha fatto 3, 4, 9 e 11 assist. Quindi un giocatore, che continua a migliorare e che porta una serie di, soluzioni offensive a cui non posso e non voglio rinunciare nella mia top 11. Quindi, prima mezzala scelta ed è Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda l'altra mezzala, ci sono pochi dubbi. È uno dei top della Serie A, secondo me è un po' come Theo Hernandez. Non può non esserci in una top 11. Sto parlando di Barella. Barella, altro giocatore straordinario, che sicuramente rispetto a Milinkovic, mi dà anche un po' più di quantità a centrocampo. Lui è il centrocampista moderno per eccellenza, nel senso che unisce molto bene quantità e qualità, perché comunque, oltre a correre tantissimo, a recuperare un numero indescrivibile di palloni, è comunque anche un giocatore importante in zona bonus. Quest'anno, oltre a 3 gol per lui, non posso non nominare i 12 assist che ha fatto. Cioè, avere un giocatore comunque che a centrocampo ti crea così tanto, si definisce da sé, è proprio il centrocampista che tutti vorrebbero avere, quindi lo metto assolutamente senza nessuna discussione in quello slot. Quindi andiamo a scoprire invece il vertice basso. Il mio vertice basso non può che essere Sandrino Tonali, giocatore di cui tutti abbiamo ammirato la crescita esponenziale dello scorso anno. È incredibile come abbia svoltato da una stagione all'altra, molto timido, la prima stagione al Milan, ma tra l'altro ha cambiato anche un po' il modo di giocare. A parte che lui, vabbè, è sempre stato un po', paragonato, forse anche per errore, a Pirlo, lui qualcosina di per sé ha un po' del modo di Pirlo di giocare, però è un giocatore totalmente differente, nel senso che sicuramente abbina una buona qualità nell'impostazione, è un giocatore che da quando ha preso fiducia comunque sventaglia da una parte all'altra, rischia molto di più la giocata, l'apertura, cosa che magari il primo anno non faceva, si limitava al compitino, a giocare corto.
ma è un giocatore che abbina anche tanta quantità, che lo rende più somigliante forse a Gattuso, no? Perché recupera un numero incredibile di palloni, ha una forza sulle gambe spaventosa, che l'ha portato ad essere davvero il centrocampista basso perfetto per questo Milan e anche per la mia top 11. Lo vedo come un giocatore che può solo crescere in questo momento, anche perché ha una fiducia spaventosa. E poi, tra l'altro, interpreta il ruolo del mediano in maniera davvero molto moderna. Mi piace un sacco perché, comunque, in fase offensiva lui va praticamente a fare il trequartista, va dietro agli attaccanti e si inserisce anche tantissimo. Lo testimonia il fatto che, comunque, l'anno scorso ha fatto ben 5 gol. Molti arrivati nel finale di stagione, dove appunto lui accompagnava l'azione dalla mediana fino all'area di rigore, spesso andava a concludere. Quindi uomo in più ovunque, tuttocampista, lo voglio assolutamente nella mia top 11. Passiamo all'attacco, ora che abbiamo completato il centrocampo. In attacco a me piace l'idea di avere due esterni molto veloci e una punta che partecipa al gioco, forte fisicamente, ma con tanta qualità. Quindi, partendo dall'esterno destro, io ovviamente c'erano diverse opzioni, sicuramente voi ne avrete altre, davvero quest'anno anche con i nuovi arrivi c'è sicuramente tanto materiale in Serie A, però io vi dico Chiesa. Chiesa è un giocatore che ovviamente l'anno scorso, tristemente per il suo infortunio, non abbiamo potuto praticamente vedere all'opera. Ma è un giocatore fondamentale per la Juve, per la nazionale, in generale per il calcio italiano. È il prototipo di esterno moderno perché corre tantissimo, aiuta la squadra e ha una qualità comunque importante davanti. Lui deve ripartire ovviamente non dalla scorsa stagione, ma dalla precedente, dove comunque ha registrato 8 gol e 8 assist, dando l'impressione di essere comunque ancora molto acerbo, quindi di poter crescere davvero tanto. Ha fatto un europeo strepitoso, ha trascinato l'Italia. E quindi anche per la giovane età e per le qualità che ha, spero rientri ovviamente al massimo dopo l'infortunio e lo metto comunque nella mia formazione ideale, perché come esterno destro se sta bene lo vedo come un prospetto di grande crescita e di grande qualità anche nell'immediato che può assolutamente dare al mio 11. Davanti anche lì c'era tanta scelta come puntero centrale della mia formazione, titolare io ci metto Vlahovic, quindi due terzi di attacco nella Juventus, che quest'anno è sicuramente un reparto offensivo di altissimo livello, forse sulla carta il più forte in Serie A. Per me Vlahovic è un giocatore che sicuramente è in rampa di lancio. L'anno scorso ha fatto una stagione grandiosa, ma secondo me ha dato anche l'impressione di poter crescere ulteriormente. Non è un giocatore fatto e finito, rispetto per dire a Lukaku, che avrei potuto tranquillamente mettere nella mia top 11. Vlahovic però mi dà l'idea di quel margine di possibilità in più. Poi comunque mi piace perché ha anche grande qualità rispetto per dire a Lukaku che è fortissimo. Non è solo fisicità, ha anche grande fisicità, ma ha anche grande qualità. Cioè è uno di quegli attaccanti che a me piace, mi sarebbe anche piaciuto vedere al Milan, perché alla lontana mi ricorda anche un po' Ibrahimovic, partecipa tanto con la squadra, non si limita solo a giocare negli ultimi metri per trovare il gol, è uno che partecipa, è uno che lo senti quando gioca nell'area di rigore avversaria e non solo. Quindi per questo motivo io lo metto lì. L'anno scorso, forse con la Juve ha fatto un po' più fatica, comunque i suoi gol li ha fatti perché ha fatto 7 gol in 15 presenze con la Juve in campionato, quindi vuol dire un gol praticamente ogni due partite. Poi ne ha fatti invece 17 giocando con la Fiorentina. Ovviamente nella Fiorentina lui era il protagonista, era il fulcro del gioco. Alla Juventus non è ovviamente uno dei tanti, ma è comunque una delle tante possibilità offensive che la Juventus ha. Quindi ovviamente deve sicuramente migliorare nell'integrarsi in un contesto dove non è lui l'unico top player. Però sicuramente, insomma, per tipologia di attaccante, per come piace a me appunto il ruolo dell'attaccante, lo vedo come sicuramente l'opzione migliore per il mio 11. Sulla sinistra, invece, come ala offensiva, metto senza dubbio Rafa Leão. 11 gol per lui la scorsa stagione, è stata la stagione dell'esplosione, fino alla stagione precedente veniva visto come un po' uno di quei giocatori che veniva tanto pompato ma poi probabilmente disattendeva un po' le attese, invece l'anno scorso è esploso, ha capito veramente come fare male e l'impressione anche dagli amichevoli e che lui stia proprio lavorando nel tentativo di essere sempre meno lezioso, perché lui un po' un difetto che si porta dietro è che a volte
è un po' lezioso, non è sempre continuo, sta provando ad essere più cinico sotto porta. Quindi sicuramente se lui riuscirà a migliorare, a stare dentro la partita per 90 minuti e ad essere sempre più cinico sotto porta, della serie che magari non devi avere 10 occasioni per segnare, ma ne puoi avere anche solo una, ecco lì diventerebbe devastante. E sinceramente penso che sia uno step naturale della sua crescita che lui deve ancora fare, ma che arriverà. Tra l'altro anche lui è un giocatore strutturato, se non erro 1,88 m, quindi comunque stiamo parlando di un giocatore alto ma allo stesso tempo agilissimo. E che quindi non può mancare nella mia top. Sono curioso di vedere cosa farà quest'anno. Per me potrà fare ancora meglio anche a livello proprio di score realizzativo. Lo metto assolutamente titolare nella mia formazione tipo. Questi erano i miei 11, i miei titolarissimi. Andiamo anche velocemente a vedere la panchina, perché ovviamente ci sono tanti giocatori che avrei voluto mettere e non ho potuto farlo, però li porterò comunque dietro, pronti a subentrare nel mio 11 ideale. Allora ragazzi, come portiere a me piace l'idea di avere un giocatore tendenzialmente giovane che possa comunque farsi trovare già pronto se dovesse mancare il mio titolare, in questo caso Mike Maignan. Quindi tra tutti i portieri ovviamente della Serie A è ovvio che non vi sto dicendo quello che secondo me è il secondo più forte, ce ne sono tanti che giocano nelle big, diciamo, che sicuramente possono competere ad alto livello con Maignan, però vi metto più un nome un po' più tra virgolette ricercato, che è Vicario. Per quello che ha fatto vedere l'anno scorso, perché comunque è ovvio, stiamo parlando di un giocatore che giocava all'Empoli, che giocherà all'Empoli, è una squadra che ovviamente di gol ne subisce tanti, però lui ha contribuito sicuramente alla salvezza tranquilla dell'Empoli con grandi prestazioni, con 2 rigori parati, si è messo sicuramente in mostra positivamente, quindi lo vorrei come riserva e potenziale titolare del futuro della mia formazione. Quindi ve lo piazzo lì. Partendo dalla difesa, l'altro grande escluso dei miei titolari sicuramente è Bremer. Bremer, giocatore che mi piace un sacco, forse il giocatore che più somiglia a Skriniar come caratteristiche, tant'è vero che l'Inter ha provato appunto a prenderlo quando si parlava di una cessione appunto imminente di Skriniar. Alto 1,88 m, super muscolare, super fisico, gioca bene alto, morde le caviglie all'attaccante avversario ed è anche un giocatore che si fa sentire in zona gol. L'anno scorso 3 gol e un assist per lui, la stagione precedente 5 gol realizzati, quindi è un giocatore che sicuramente si fa sentire anche soprattutto sui calci piazzati nell'area avversaria. Non l'ho messo titolare perché l'ho visto alla grande in una difesa 3. Sono curiosissimo di vedere cosa farà in una difesa 4. Dato che io gioco con la difesa 4, per ora me lo porto in panchina. Poi sicuramente potrebbe essere nella top 11 del prossimo anno, ovviamente se si confermerà alla Juventus in un contesto ovviamente di top team e in una difesa 4. Altro giocatore che mi porterei in panchina, passando ai centrocampisti, è sicuramente Pellegrini della Roma. Giocatore di grande qualità, che può crescere ancora tantissimo, abbina una tecnica sopraffina, comunque a centimetri fisicità, alto 1,88 m, ovviamente si fa sentire soprattutto per il suo score in fase offensiva. 9 gol e 5 assist per lui lo scorso anno, 7 gol e 6 assist l'anno precedente, quindi giocatore sicuramente molto utile nella fase offensiva, ma non solo, nel senso che lo vedo bene a fare le due fasi, quindi lo vedo bene sia nell'ottica di giocare come mezzala che nell'ottica di giocare nel mezzala, ovviamente nel mio 4-3-3, che nell'ottica di giocare anche come trequartista qualora appunto si volesse alzare uno dei tre centrocampisti per passare a un 4-2-3-1 di matrice più offensiva. Altro giocatore che mi porto ragazzi in panchina è sicuramente Pogba. Può sembrare una bestemmia il fatto che io lo vada a mettere in panchina, vi spiego il perché. Lo metto in panchina perché comunque Pogba, ridi e scherza, nelle ultime stagioni non le ha mai giocate tutte. Un giocatore che ha avuto diversi problemi fisici, sicuramente se sta bene è devastante, però spesso non c'è. Quindi se devo decidere chi mandare in campo come titolare, in questo momento non mi dà la sicurezza al 100%, tant'è vero che già appunto, come ben sapete, ha avuto un infortunio piuttosto importante e è stato deciso adesso che farà terapia conservativa, però insomma è un rischio ovviamente che si sta prendendo il giocatore e la Juventus stessa, quindi non ho garanzie al 100% sulla sua disponibilità.
e quindi per questo motivo me lo porto comunque ben volentieri in panchina. Lo sappiamo, è un top player, un giocatore capace di segnare, ma anche di far, soprattutto di far segnare, ma anche unisce comunque buone qualità se c'è bisogno di coprire. È uno che comunque fa valere la sua fisicità, sa rubare palla, sa aiutare la squadra in fase difensiva, e quindi, dato che l'altro panchinaro che mi porto è Pellegrini, che è un po' più offensivo, mi porto volentieri Pogba, che può far bene entrambe le fasi. L'attaccante panchinaro che mi porto è Victor Osimhen. Osimhen è un giocatore che mi piace tantissimo, perché è un attaccante di caratteristiche già diverse rispetto a Vlahovic, sicuramente meno fisicità, meno centimetri, ma comunque un giocatore che in realtà si fa rispettare parecchio anche fisicamente, e poi velocissimo. Deve ancora sicuramente crescere, deve ancora trovare la continuità totale in campionato, per questo motivo non lo metto titolare, ma lo metto comunque riserva, pronto a subentrare. E poi lo vedo anche come un giocatore che, nel caso in cui volesse giocare con le due punte, può far bene anche una sorta di seconda punta, perché comunque lui, secondo me, è bravo anche a partecipare al gioco, a venire largo, a non stare davanti, diciamo, come pilone fisso. L'anno scorso ha fatto ben 14 gol e 2 assist, l'anno precedente 10 gol e 2 assist, quindi lo vedo in un trend di crescita, può solo migliorare, e se trova la continuità e se riesce comunque a fare tutta la stagione senza problemi fisici, è un giocatore che può esplodere definitivamente. So benissimo che c'era Lukaku, per dire, che non porto nella mia top 11, però prima di tutto io vado per i miei gusti. Lukaku è un giocatore devastante, temibile, cioè io quando ce l'ho contro ho sempre paura che possa farci male, ma per la mia idea di calcio preferisco altri attaccanti, più eleganti. Lukaku non è un giocatore elegante, è un giocatore molto forte fisicamente, che fa della forza la sua caratteristica principale. A me piacciono di più altre caratteristiche. Ovviamente ci sono mille opzioni, mille giocatori che mi piacciono tanto e che ho dovuto lasciare fuori perché, ragazzi, le posizioni sono limitate. Vi rinnovo l'invito a farmi sapere la vostra nei commenti, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciare un like, e ci vediamo al prossimo video.